Io mi permetto di cominciare questo accenno a quelli che a mio avviso costituiscono i fattori fondamentali del problema educativo. Non possiamo dimenticare, specialmente per i continui richiami del Papa nei suoi discorsi, che il problema educativo è il problema capitale in una società che abbia una consapevolezza civile minimamente evoluta. Io mi ricordo che i primi anni in cui facevo religione, spesso negli alterchi e nella dialettica in classe dicevo: per favore mandateci in giro, no, noi clero, mandateci in giro nudi per le strade, toglieteci tutto, ma non toglieteci la capacità, la possibilità di educare. E con mia amarezza ho dovuto constatare negli anni dopo, perché queste cose dicevo 30 anni fa, che abbiamo come dire, cercato tutto ma sacrificato la libertà educativa. E dunque vorrei iniziare gli accenni a quelli che mi sembrano i valori fondamentali, i tratti fondamentali del fenomeno educativo, con un brano di Eliot, perché con Leopardi è il mio poeta preferito, per cui lo leggo quasi ogni giorno. Di tutto ciò che fu fatto in passato, passato, questa è la prima parola del problema educativo, ma di tutto ciò che fu fatto in passato voi mangiate il frutto, marcio o maturo che sia, e la Chiesa deve sempre edificare e sempre decadere e deve essere sempre restaurata. Noi subiamo le conseguenze di tutte le cattive azioni del passato, dell'ignavia, dell'avarizia, della gola, della dimenticanza del verbo di Dio, dell'orgoglio, della lussuria, del tradimento, di tutte le azioni cattive. E di tutto ciò che fu fatto ed era buono, di questo avete la eredità. Perché le buone e le cattive azioni appartengono a un uomo solo, quando se ne sta solo dall'altra parte della morte. Ma qui sulla terra avete la ricompensa del bene e del male che fu fatto da quelli che vi hanno preceduto, e potete riparare a tutto ciò che è male procedendo insieme in umile pentimento per espiare i peccati dei vostri padri. E tutto ciò che era buono dovete lottare per mantenerlo con cuore devoto, come fu devoto il cuore di quelli tra i vostri padri che lottarono per conquistarlo. La Chiesa deve edificare di continuo, perché è continuamente minata dall'interno e attaccata dall'esterno, perché questa è la legge della vita. Dovete infatti ricordare che in tempo di prosperità il popolo dimenticherà il Tempio e in tempo di avversità gli sarà contro. Ho voluto rileggere questo brano innanzitutto perché, come ho già impazientemente accennato prima, il primo fattore fondamentale del fenomeno educativo viene proclamato. Il fenomeno educativo è evidentemente un presente, fosse un vestigio del passato. È nel presente che può diventare educazione, è un rapporto presente, ma per educare un grande
buon teologo austriaco, mi ha dato quella che io ritengo la definizione migliore di educazione che abbia trovato fino ad ora. Dice che l'educazione è l'introduzione alla realtà totale. Introduzione alla realtà totale. Ma perché l'uomo deve essere educato, cioè introdotto alla realtà totale? Perché, osserva continuamente il Papa quando parla di educazione o di cultura, che in fondo è lo stesso, perché l'educazione è lo strumento principe della cultura, e ultimamente le due parole hanno due radici che si richiamano. L'uomo deve essere educato perché diventi più se stesso, si realizzi. L'uomo, infatti, non si realizza se non attraverso l'incontro con altro. E forse qualcuno di loro ricorda la Sinfonia Pastorale di Gide, mi pare ne fece anche un film, e non vedo mai film da decenni, quindi. Ma mi pare ne fecero un film, dove Gide narra di un pastore protestante che a Natale fece la visita alle sue pecorelle ed entrò anche in una capanna molto povera, dal tetto molto spiovente fin quasi a terra, e in quella povera abitazione, mentre stavo parlando con i due vecchissimi abitanti, si accorse che quello che gli sembrava un mucchio di stracci proprio nel sottotetto si muoveva. Allora si incuriosì, si alzò, si avvicinò e c'era sotto un mucchio di cenci una ragazza dell'apparente età di 17 anni. E questa ragazza era cieca e sorda, e quindi muta. Era nata cieca e sorda, e quindi era rimasta muta. I due abitanti della capanna erano i nonni. La madre, loro figlia, l'aveva data quella creatura alla luce ed era morta mentre la dava alla luce. I nonni hanno incominciato a fare tutti i versi caratteristici per destare la reazione della bambina. Ma essa era cieca e sorda, perciò non recepiva nulla. Ignoranti e già stanchi, perché già vecchissimi, l'hanno semplicemente lasciata lì, e sempre nello stesso posto, dandogli semplicemente da mangiare. Era cresciuta, dice Gilles, evidentemente, come una bestia. Allora il pastore protestante si incarica della riabilitazione, del recupero di quella creatura, eccetera. Ma è vero, il contenuto primo del romanzo, che l'uomo si sviluppa per rapporto, per contatto con altro. L'altro tanto è originariamente necessario perché l'uomo esista, altrettanto è necessario perché l'uomo s'avveri, si inveri, diventi sempre più se stesso. Per questo l'uomo è destinato per il compimento di sé, per un compimento di sé all'orizzonte totale. Perciò potenzialmente, almeno l'educazione, deve mirare a introdurre l'uomo nella realtà totale. Ma questa realtà totale, o questa realtà in cui il soggetto si impatta, con che occhi, vale a dire, con che criteri, vale a dire, con che ipotesi di significato sarà affrontata? Non ci fosse un'ipotesi di significato, non ci fosse
un precedente, un precedente punto di vista, quanto minor valore avrebbe tutto ciò, basta entrare in questa sala, quanto è diversa la reazione che uno prova di fronte a questi capolavori a secondo della evoluzione che la sua coscienza ha avuta. Insomma, per un genitore, identificando nel genitore giustamente l'educatore per eccellenza, per natura, un genitore, in base a quali termini introdurrà il figlio nel rapporto con la realtà? Senza una proposta, insomma, il rapporto con la realtà è puramente reattivo. Ed è come, o sarebbe come, se incominciasse sempre da capo, sempre da zero, pura reattività, istintiva o d'opinione. Ma non sarebbe mai una conoscenza, nel senso pieno del termine. Insisto coi giovani nell'uso del termine, della formula scientifica ipotesi di lavoro, perché un uomo conosce solo in base all'ipotesi di lavoro. La genialità dell'uomo sta nel reperimento dell'ipotesi, di un'ipotesi di lavoro più adeguata. Io dico che l'ipotesi di lavoro in base alla quale un genitore introduce nella realtà il figlio si chiama passato. È il passato. Ho detto che il fenomeno educativo si gioca nell'istante, in un presente. Ma cos'è un presente? Un istante? L'istante presente è nulla. La sua densità, la sua ricchezza è la eredità del passato, compreso l'istante precedente. Nell'istante presente soltanto entra in gioco quella cosa misteriosa che si chiama libertà, che manipola in qualche modo ciò che arriva dal precedente, dal passato. Voglio dire che la prima condizione o il primo fattore fondamentale di una educazione è la tradizione, è la ricchezza di una tradizione. Senza questo non esiste possibilità di educazione, o l'educazione diminuisce, s'appiattisce. È come un encefalogramma, può diventare un encefalogramma a risultato piatto. Il primo fattore è la ricchezza della tradizione. Questa è la grande, più o meno ricca, ipotesi o punto di vista da cui la natura, con cui la natura assiste la nuova creatura nell'impatto con la realtà. L'avventura in cui la natura, l'esistenza, butta la nuova creatura è carica di dote, non è spoglia, nuda, neutra, ma è carica di dote. Questa dote si chiama il passato. E insisto nell'osservare, ma Solzhenitsyn ha in questo senso delle pagine bellissime, ma è una sua idea insistente, che un regime, nel senso cattivo del termine, un potere che voglia essere potere sugli uomini, sul popolo, innanzitutto deve tagliare i rapporti del popolo che gli è soggetto col passato. Perché un popolo che non tagli col passato, a cui non venga come svuotata
la memoria, annullata, dice Solzhenitsyn, annullata la memoria, ha una potenzialità di giudizio e quindi di critica e quindi una potenzialità di ribellione grande. Inversamente, quanto più grande è la ricchezza di una tradizione proposta, tanto più il giovane, dico l'educando, ha una pacificità di rapporto con chi lo precede, col padre, con chi è più grande, col padre e con la madre. La cura della tradizione. Ma questo significa che l'attore o il mediatore del nesso, il mediatore dell'offerta, il genitore, deve essere il più possibile consapevole di ciò che passa. Non è assolutamente identificabile la consapevolezza con la ricchezza, perché la maggior parte, forse anche della ricchezza, viene comunicata senza consapevolezza, può essere comunicata anche senza consapevolezza critica. Ma quanto più è consapevole criticamente, tanto più esplosivo è il fascino che la tradizione esercita. Io credo che la sicurezza o la stabilità o l'equilibrio psicologico di una persona sia estremamente legato alla positività di una proposta che riassuma per la sua vita, che si agita, nuova, il passato, la tradizione. Un senso per la vita, un significato per la vita, non può non essere innanzitutto identificato dentro un passato o da un passato offerto. Infatti la parola tradizione non significa semplicemente un magazzino di notizie, di dati o di abitudini comportamentali, ma significa innanzitutto un senso di essi. Perciò per una educazione innanzitutto io pronto a qualsiasi discussione su questo e desideroso di imparare se per caso esagerasse, innanzitutto una educazione è dipendente e proporzionale alla devozione, alla fedeltà e alla coscienza del passato che l'educatore ha. Allora questo sottolinea il secondo fattore, il passaggio a delineare il secondo fattore di del processo educativo. La tradizione come proposta si attua nella figura dell'educatore. Non credo che esistano affermazioni più prive di senso di quella pur così répandue che il genitore non debba dare al figlio idee, sentimenti, valori che il figlio crescendo si dovrebbe scegliere da sé. Niente di più insensato, perché niente di più innaturale, perché un padre ed una madre sono tali non solo perché danno latte prima e risotto dopo al figlio che cresce, no? Ma un padre e una madre danno loro stessi, un padre da sé stesso al figlio, altrimenti sarebbe l'ideale sarebbe avere un padre, mi perdonino, un padre scemo o una madre idiota. Evidentemente se
con lo svolgersi degli anni, la mia vita acquista stima e devozione e commozione nella memoria e gratitudine sempre più vasta per il mio povero papà e anche per la mia povera mamma, è perché quanto più il tempo passa, tanto più mi avvedo di ciò che fu mio povero padre, di ciò che è stata mia madre, e scopro ricchezze in loro, nelle loro parole, nei loro atteggiamenti, che non avevo, cui non avevo certo fatto caso né prima né dopo per tanto tempo. Ma sia quando, e lo ricordo spesso, la mia povera mamma veniva a darmi il bacio della buonanotte e rincalzandomi le coperte del letto, e tutte le sere, prima di entrare in seminario, e tutte le sere, perciò per, almeno per 10 anni, e tutte le sere cambiando la frase mi diceva: pensa ai bambini che non hanno il papà, pensa ai bambini che non hanno la mamma, pensa ai bambini quando pioveva che non hanno il tetto e vengono bagnati, oppure il tetto buco e vengono bagnati, pensa ai bambini che non hanno mangiato oggi come hai mangiato tu. Ma come ha sviluppato il senso delle relazioni questa frase breve detta la sera con noncuranza e senza che io evidentemente ne capissi il valore, soltanto commuovendomi qualche volta. E qui ho capito decenni di anni, decine d'anni dopo, che razza, come debbo tanta, una certa sensibilità, lo sviluppo di una certa sensibilità a quel comportamento del mio povero papà. Allora, quanto più è ricco di consapevolezza e di contenuti il soggetto educatore, la sua parola, il suo atteggiamento, da questo punto di vista vorrei fare un'osservazione che qualche volta ha suscitato, ho visto dei reazioni nel pubblico. Dico che la questione principale circa l'atteggiamento dell'educatore non sta tanto, mi perdono, non sta tanto nella coerenza dal punto di vista etico. Anche perché il ragazzo, evolvendosi e superato a un certo momento dell'adolescenza, capisce benissimo che suo padre è un uomo come tutti gli altri, sua madre è una donna, insomma una persona come tutti gli altri. E l'incoerenza nella vita pratica, concreta, suscita vari sentimenti, tra cui rabbia se conviene, o quasi contentezza, perché come avallo anche alle proprie fughe. Ma una cosa il giovane ha bisogno di vedere: la coerenza ideale nel genitore, nell'educatore. Quando i genitori insistono su certi valori, e poi nella valutazione dei casi della vita, nella attenzione, nei suggerimenti per il futuro, non tengono mai conto dei valori su cui insistono. Questo genera uno scandalo, una ferita che raramente per molto tempo può essere curata. Cioè, che dico incurabile nel giovane, perché il giovane ha una esigenza, innanzitutto una esigenza logica, razionale grandissima. Se mi insisti su questo ideale, poi in tutti i tuoi giudizi questo ideale non c'entra mai, questo crea la disistima. Può darsi che io sottolinei unilateralmente
riflessioni ed esperienze fatte, ma di quanto ho detto adesso sono persuaso. Il soggetto educativo deve essere quindi il più possibile consapevole nella proposta che compie e mantenere un atteggiamento verso questa proposta che è soprattutto un atteggiamento di coerenza intellettuale, di giudizio e perciò di suggerimento e di valutazione adeguato a ciò su cui insiste. Ma come è pericoloso, no, come è distruttivo che il soggetto propositore sia contraddittorio nella scelta dei collaboratori. Dico, che i genitori facciano una proposta a livello di certi valori ultimi, dei significati, e l'insegnante a scuola e la compagnia in cui si permette tranquillamente che il figlio vada, abbia insistentemente una proposta diversa. Non sarebbe deleterio o distruttivo se tutto fosse affrontato consapevolmente e criticamente. Allora sarebbe un aspetto della introduzione dell'educando a tutta la realtà. Ma le ragioni debbono venire a galla. Tutto ciò che è censurato provoca o un disagio, un fermento inconsapevole ma molto attivo dal fondo del cuore, oppure fa passare cose contraddittorie rendendo l'animo sprovveduto di fronte alla necessità morale, alla necessità etica. Perciò, oltre che consapevoli della tradizione, il soggetto, oltre che consapevole della tradizione, il soggetto educatore deve compiere la grande fatica di identificare i collaboratori secondo la linea della preoccupazione che è stata fondamentale o che è fondamentale nel rapporto coi propri figli. Su questo punto credo che si debba fare qualsiasi sacrificio, perché non esiste un attentato più grande della incoerenza della linea propositiva a dei giovani. Io mi ricordo al mio liceo Berché, una volta stavo uscendo e nell'atrio di introduzione, nell'atrio che introduceva la scala, e una mamma stava entrando molto agitata, appena mi ha visto con la vestina, mi dice, mi ha assalito dicendo: qui è entrato mio figlio in quarta ginnasio, veniva con me in chiesa, diceva con me le orazioni, adesso terza liceo classico non vuol più venire in chiesa e la colpa è sua, perché come insegnante di religione ho detto: ma signora, in 5 anni quante volte è venuta a interessarsi di come suo figlio si comportava a scuola da me, quale giudizio avesse? Come mai non si è mai preoccupata che suo figlio andasse col tale continuamente? Come mai, soprattutto, signora, lei non si è mai interessata di quanto diceva il professor di italiano X e il professor di filosofia e storia Y e le ho fatto i nomi? Una coerenza di proposta è una questione grave di sanità e di intensità di rendimento di una personalità. Paradossalmente, solo
se un giovane è aiutato a provare, a verificare, si dice, ma lo citerò tra poco ancora questa parola, a verificare fino in fondo una coerente ipotesi d'affronto della vita, dico, paradossalmente sarà anche capace, per lealtà, in forza dei valori reali acquisiti, anche di abbandonare la sua quella strada e di progettarne un'altra. Ma affrontare l'esistenza o permettere che si affronti l'esistenza senza innanzitutto essere leali con ciò da cui si nasce, dalla tradizione, attentamente, criticamente affrontata, criticamente, ma lo spiego anche questo tra poco, criticamente affrontata, significa fare ancora una volta, della propria reattività il criterio del vivere. O voglia o non ho voglia, mi piace o non mi piace, mi pare o non mi pare. Perché, dico sempre ai giovani, che l'uomo nasce con una delle due famose bisacce di Esopo dietro le spalle. E in questa bisaccia che sta dietro le spalle, lo spunto da Esopo è puramente esterno, di immaginazione esterna, in questa bisaccia genitori e chi per essi, chi vuol il bene del bambino, mettono dentro tutto quello che credono opportuno. E questo è giusto, come abbiamo detto prima, perché è naturale. Ma a un certo punto la stessa natura, in nome della quale si dà al proprio figlio quello che sembra più giusto, la stessa natura spinge il bambino, il ragazzo oramai, ad afferrare la bisaccia che sta dietro le spalle e a buttarsela di fronte alla faccia, per guardarci dentro. Buttare di fronte alla faccia, si dice, si indica con una parola italiana che deriva dal greco, la parola problema, gettato davanti. E rovistare dentro per vedere se la questione vale o no, deriva ancora da una. Viene indicato in una parola italiana che deriva ancora dal greco, la parola crisi, che la parola crisi o critica significa cogliere le ragioni, rendersi conto delle ragioni e perciò dei limiti e dei non limiti di una proposta. Ma senza questo. Senza abituare a questo lavoro, senza compiere la fatica di abituare a questo lavoro, l'educando cresce reattivamente, con la reattività come ultimo criterio, reattività psichica o reattività mentale, però questo processo, se l'adulto in qualche modo non l'ha fatto, non l'ha compiuto, o in occasione del figlio non impara lui a compierlo, e come farà ad aiutare il figlio? In questo senso la libertà entra in gioco. Innanzitutto la libertà entra in gioco nella figura dell'educatore. Veramente la libertà innanzitutto è entrata in gioco nell'atteggiamento che l'educatore assume di fronte al passato. Come è triste una società in cui nessuno veramente, si dà da fare o si desse da fare per difendere la possibilità di comunicare l'eredità alle creature nuove che emergono. Perché dai giornali alla televisione, alla scuola, tutto può creare un sipario e un coibente
che impedisce il contatto vivo con ciò, con i valori del passato. E a mio avviso siamo in una età nessuno più ricorda. Gli editori di Yacabook hanno fatto una storia della Chiesa. E io ho notato che tutti gli adulti che hanno preso i libri per i bambini li hanno letti imparando quello che non avevano mai sentito, ed è un sommario fatto per bambini con le figure per bambini. Un cristiano figlio della Chiesa che non sa la storia della propria casa, e come fa a percepire le profondità, la profondità dei valori che gli vengono proposti? È impossibile. Del resto la nobiltà di un sangue o di un cuore o di un animo in una famiglia si vede proprio innanzitutto dalla sensibilità alla storia della propria famiglia. Ma vorrei accennare al terzo fattore, che entra in gioco nel processo educativo, ed è soprattutto per questo terzo fattore che chiamo normalmente il fatto educativo un rischio. È l'aspetto più drammatico, veramente drammatico. Credo che tante volte, anzi credo che normalmente, poche siano le sorgenti di delusione o di dolore che genitori possono avere dei figli come a questo punto quello che viene suggerito da questo punto del discorso. Perché? L'ho già detto in altre parole, ma quello che viene proposto non può semplicemente essere proposto, non è educazione proporlo e basta. Bisogna in qualche modo allenare, per quello che si può, bisogna in qualche modo allenare la propria creatura a paragonare ciò che gli si è dato con la problematica che lo sviluppo della vita lo rende aperto. L'esperienza che il figlio crescendo compie, esperienza, cioè l'impatto della realtà con un soggetto, l'impatto della realtà con un soggetto è come è una presenza provocante, che ha la stessa radice della parola cristiana vocazione. Infatti la vocazione è attraverso le provocazioni determinate da questo impatto. Queste provocazioni pongono domande a cui il giovane, l'educando, deve rispondere, davanti alle quali deve realizzare la sua responsabilità, capacità di risposta. Ecco, l'educazione deve implicare un aiuto ad esemplificare queste risposte, che in fondo, quanto abbiamo detto prima, parlando di critica, occorre saper rendere ragione di ciò che si dà a loro. Rendere ragione non è mai un fenomeno astratto. Rendere ragione vuol dire mostrare come ciò che io ti do, ragazzo mio, è capace di farti affrontare l'interrogativo più o meno drammatico, più o meno appassionato, che la realtà ti pone in modo intelligente e cordiale, da uomo, più che non quel che ti dice il tuo compagno o quel che ti ha detto il tuo professore in classe o quel che dice o quel che ti ha fatto vedere la sequenza del film o quello che dice questo articolo di Severino sul Corriere della Sera, che diceva, va bene. Allora,
È in questo, l'educazione è soprattutto in questo fenomeno che si chiama, con termine tecnico, anche scientifico, verifica. La verifica dell'ipotesi. Ora, in questa verifica si intensifica la fatica dell'adulto, perché è provato lui, innanzitutto. Ma soprattutto, starei per dire, è provata la fatica dell'adulto perché non è automatico che riesca a persuadere col suo intervento verificatore. Perché sia la proposta, sia l'azione di esemplificazione verificante s'arrestano sulla soglia del mistero della libertà del cuore del figlio o dell'educando. Continuamente proporre, sperando contro ogni speranza in qualunque situazione, continuamente cogliendo l'occasione per mostrare la ragionevolezza di quello che si è sostenuto e che si è dato, anche quando la reattività sembra in senso contrario, anche quando sembra che il proprio figlio, l'educando, sia impermeabile, rimanga impermeabile, anche quando percorra evidentemente altre strade, continuare in questo dovere paterno e materno, generatore, con questo come contrizione del cuore, con questa amarezza tremenda, superare lo sconforto. Ecco, il rischio educativo è a questo punto che si gioca. Perché a noi è dato, all'adulto è dato amare, cioè proporre e accompagnare per una verifica, perché la persona a cui si è proposto possa cogliere le ragioni che abbiamo colte noi. L'amore è questo, e non può essere la pretesa di una obbedienza che deve conseguire una persuasione, una convinzione non ancora formata. L'uomo e quindi anche quello del proprio ragazzo o del proprio giovanotto, l'uomo è rapporto libero con il destino, con l'infinito, con Dio, con la verità e col bene. È un rapporto libero e perciò è misteriosa la strada per cui la ricerca del destino si muoverà in lui. Questo non può sospendere mai l'inesauribilità della nostra attenzione e quindi della nostra proposta e del nostro aiuto. A un abulico si può far fare ciò che si vuole, ma non è educabile più che oltre un certo limite. Così, per concludere, mi permetto leggere un'altra pagina di Eliot. È difficile per coloro che non hanno mai conosciuto persecuzione, che non hanno mai conosciuto perciò un cristiano, credere a questi racconti di persecuzione cristiana. Come è difficile per coloro che vivono presso una banca dubitare della sicurezza del loro denaro. Pensate che la fede abbia già conquistato il mondo e che i leoni non abbisognano più di guardiani. Avete bisogno che vi si dica che qualsiasi cosa sia stata può essere ancora. Avete bisogno che vi si dica che persino modeste cognizioni che vi permettono d'essere orgogliosi in una società educata difficilmente sopravviveranno alla fede a cui devono il loro significato? Perché gli uomini dovrebbero amare la Chiesa? Perché dovrebbero amare le sue leggi? Essa ricorda loro la vita e la morte.
e tutto ciò che vorrebbero scordare. È gentile dove gli uomini sarebbero duri, e dura dove essi vorrebbero essere teneri. Ricorda loro il male, il peccato e altri fatti spiacevoli. Allora gli uomini cercano sempre di evadere dal buio esterno ed interiore, sognando sistemi talmente perfetti che più nessuno avrebbe bisogno di essere buono, che tutto il bene, la novità migliore venga dalla struttura, l'abolizione della responsabilità della persona, la definizione della nostra epoca. Essi cercano d'evadere dal buio esteriore ed interiore, sognando sistemi talmente perfetti che più nessuno avrebbe bisogno di essere buono. Ma l'uomo che è adombrerà l'uomo che pretende di essere. E il figlio dell'uomo non fu crocifisso una volta per tutte, e il sangue dei martiri non fu versato una volta per tutte, e le vite dei santi non vennero donate una volta per tutte, ma il figlio dell'uomo è sempre crocifisso, e vi saranno sempre martiri e santi. Dunque, se il sangue dei martiri deve fluire sui gradini, dobbiamo prima costruire i gradini. E se il tempio deve essere abbattuto, dobbiamo prima costruire il tempio. Questo è il trionfalismo del cristiano autentico. Ma io ho letto questo brano per affermare che ogni storia personale incomincia, è come se incominciasse da capo. Nonostante la eredità, il vero punto del dramma, il punto della comprensione e perciò della decisione, perché per comprendere bisogna decidere di comprendere, no? Il vero punto della decisione, quello si pone sempre come se fosse la prima volta, quello di Adamo e di Eva. E la grande tenacia, o la grandezza d'animo meglio, dell'educatore è questa indefatigabile, continua riproposta. Proprio come dice la più bella frase di tutta la Bibbia per me, perché ne ho bisogno, in spem contra spem, sperando contro ogni evidenza. Io ho voluto semplicemente dire di quelli che mi sembrano i fattori fondamentali di tutto il processo educativo. Innanzitutto il valore della tradizione, il primo fattore bersagliato e censurato laddove nella società domini in qualunque modo un potere, nella società familiare, nella società civile, nella società religiosa, paradossalmente. Si può in un determinato momento vedere, può avvenire in un determinato momento che la società ecclesiastica, se vissuta secondo una volontà di potere, censuri il proprio passato. No? In secondo luogo la figura, il soggetto attore, la figura dell'educatore, che è il luogo dove la tradizione resa cosciente diventa proposta. Ma una proposta che deve accompagnare nell'impatto, perciò nel paragone, e nel paragone mostrare le ragioni della proposta stessa. Ma questo, il terzo fattore, la verifica, questo come esito non è matematico, non è logico. È abbandonato, si arresta, ho detto prima, sulla soglia della libertà. Qui è la drammaticità del rischio educativo. Ma qualunque sia l'immediato esito della propria passione amorosa, perché diceva il Papa, non c'è nessuna
dimostrazione di amore all'umanità come l'impegno educativo? No. Qualunque sia la situazione, è non imperturbabile, ma, come dicevo prima, indefatigabile deve essere la proposta vivente, cioè l'io dell'educatore, che non ha né circostanze di spazio e di tempo, né quindi età, né situazione esteriore, né tipo di risposta che lo possa fermare.